verrà raggiunto da Lacroix, Riesle e altri. Per l'Italia direi situazione discreta. Rungaldier 22esimo, con un distacco neanche abissale rispetto a quelli che lo precedono. Pittine 38esimo e Coste 41esimo. Abbiamo visto situazioni peggiori. L'impressione è che due italiani andranno a punti. Rungaldier ha possibilità di chiudere tra i migliori 10. Poi vedremo la rimonta di Pittin dove lo porterà. Pittin detiene il record di rimonta per quanto concerne questa località, perché nel 2013 risalì dalla 45esima alla 10ª posizione. In quell'occasione partiva con 1 minuto e 54 di distacco. Oggi deve recuperare 2.19, però ci sono Coxen e Moan lì davanti. Se li raggiunge poi la gara diventa interessante. Costa partirà insieme a Brian Fletcher, alle sue spalle ci sarà Jürgen Grobach. Gara difficile quella di Costa. Squalificato Tio Annon e François Brault difficilmente lo vedremo alla partenza, ma secondo me non sarà il solo. Qui andiamo a rivedere. Prendere il via è Jarl Magnus Rieber, che ha chiuso la prova di salto con 28 secondi di margine su Erik Frenzel. Chiaramente questo è un atleta alle prime armi in Coppa del Mondo, molto giovane, avrà difficoltà nel rimanere davanti a tutti, però potrebbe archiviare il miglior risultato in carriera. È già andato a punti in Coppa del Mondo in occasione delle gare di casa di Lillehammer, archiviando una 28 Watabe e 10 su Akito Watabe. Questo che cosa significa? Che il gruppo di Frenzel e dei fratelli Watabe potrà gestire la gara a piacimento, magari risparmiando energie nei primi 5-6 chilometri. Chiaramente da dietro gli altri proveranno a rimontare, però nel finale Frenzel potrebbe avere a disposizione energie per provare a fare il vuoto. Attenzione a Klaffer con il 9, 1 minuto e 02 da recuperare. Lacroix con l'11, 1 minuto e 18 di distacco. Riesle, pettorale 13, leader della classifica generale, 1.19 da recuperare. Poi scendendo in classifica abbiamo Drummel con il 19, 1.30 da recuperare. Horter con il 20, 1 minuto e 35 di distacco. Di Rungaldier abbiamo già detto, deve recuperare 1.37. Hilka Herola, finlandese, deve recuperare 1.41. Johannes Rizek, tedesco, 1 minuto e 43. Dvorak 1.48. Scendendo troviamo la Misha Puig, 31esimo, con 1.51 da recuperare. Poi Jan Schmid e Magnus Krog nell'ordine 1.55 e 1.57. Mikko Coxen deve recuperare 2 minuti e 0.4, Magnus Moan 2.08, Björk Heisen 2.18 e Alessandro Pittin 2.19. Per Pittin sarebbe importante prendere la scia da subito di Coxen e Moan, atleti che poi lo potrebbero trainare nelle prime 10 posizioni. Per il prossimo periodo di in 3 giorni, era successo solo a Björk Heisen, ma dobbiamo tornare più indietro nel tempo. Se non ricordo, si appresta a transitare gli 800 metri, devono percorrere 5 giri di un dietro si vede la sagoma di Schlaffer del gruppo degli atleti che lo precedono. Schlaffer partiva con un distacco di 1 minuto e 02. È riuscito ad arrivare giù qualche secondo, ma ripeto, questo primo tratto di gara è interlocutorio. Ovviamente partiranno fortissimo Cox, Del Moon, Pittin. Ecco, questi atleti devono andare a tutta dal primo all'ultimo metro con la speranza di recuperare posizioni in classifica. Transita anche Sébastien Lacroix a Maxime Laert. E poi attenzione a Fabien Riesle, che è partito abbastanza forte, recuperando già 5 secondi in 800 metri. Jarl Magnus Rieber si appresta a transitare i 4 km 800 metri,
braccato da tre atleti: Eric Frenz, Germania, Yoshito Watabe, Giappone, e il fratello Akito, ovviamente stesso paese. River comunque si è difeso in questa parte iniziale della gara, e è anche vero che dietro non hanno tirato a tutta. A seguire si vede Lucas Klaffer in rimonta, e più indietro un Fabian Riesle che ha scavalcato atleti e al momento naviga in settima posizione, pronto a prendere la scia di Klaffer. Riesle, leader della generale, che cercherà di difendere il pettorale giallo dopo il ritiro a Shona, che causa un'influenza e una posizione di partenza non ottimale al termine del salto. Poco prima della salita del doppio chilometro 800 di Eric Frenzel, che ha risparmiato energie per l'intera gara e ha fatto il vuoto senza grossi problemi. Però attenzione, sono gli italiani in grande rimonta. Alessandro Pittin è riuscito a portarsi quasi scia a Mikko Kokkinen e Magnus Moan, partiti una decina di secondi prima. Frenzel a margine rispetto ad Akito Watabe e Fabian Riesle. Ricordo che anche Akito Watabe ha speso poco. Frenzel è riuscito proprio a fare il vuoto, sovente ha risolto le gare in questo modo, peraltro lo schema tattico di oggi era favorevole alle sue caratteristiche. Fabian Riesle è stato l'unico che è riuscito in qualche modo a rispondere, Akito Watabe invece ha fatto più fatica nel tratto in salita e deve guardarsi le spalle dal ritorno prepotente di Mikko Cox, di Magnus Moan, di Krog e poi di Pittin e Rungaldir. La gara viene vinta da Eric Frenzel e sono 18 vittorie in carriera in Coppa del Mondo. Seconda posizione per Fabian Riesle, che mantiene il pettorale giallo di leader della generale. E poi c'è un volatone a 4 vinto da Moan davanti a Coxden. Quinto è Akito Watabe, che nel finale ha pagato dazio. Sesto un buon Lucas Klaffer. Settima posizione per Magnus Krog. Poi subito dietro Yoshito Watabe, che archivia un buon risultato. Johannes Rizek è nono e Alessandro Pittin è decimo con 28 posizioni recuperate e uno dei migliori tempi. Credo che il miglior tempo sia quello di Mikko Coxen. Bene anche Rungaldir, undicesimo, archivia punti pesantissimi nel World Ranking List. Al momento ci sono 4 italiani nelle prime 50 posizioni del World Ranking List, quindi l'Italia potrà continuare a schierare 4 atleti anche nel prossimo periodo di Coppa del Mondo. Quindi gara che sorride la Germania con vittoria di Frenzel e secondo posto di Riesle. E questa è la classifica finale, doppietta tedesca. Frenzel non aveva mai vinto su questo tracciato, pur essendo salito sul podio in passato. Anzi, neanche sul podio, devo dire. Poi Coxlin a seguire dietro Moan, via tutti gli altri. Pittin decimo, Rungaldir undicesimo. E da sottolineare il tredicesimo posto di Rieber, classe 1997, che si è difeso alla grande. Costa, che partiva dalle retrovie, ha chiuso in 41esima posizione. Solo trentesimo Jason Lamichapuy, che non è riuscito a seguire treni di atleti titolati. Quindi gara che sorride la Germania, perché Riesle resta pettorale giallo di leader della generale, Frenzel si porta sotto. E qui vediamo un merito.